benvenuti nella città di Cracow, un posto misterioso e suggestivo in Basilicata. Nel 1963 si tentò la costruzione della rete fognaria idraulica e questo causò probabilmente uno dei più grandi terremoti che generò il movimentarsi della popolazione a valle. Fu il primo step, perché successivamente con le forti piogge del 70 e il terremoto dell'80 la città fu totalmente disabitata, rimanendo solo il paesaggio suggestivo che vediamo alle spalle. La bellissima città di Cracow è ora soltanto meta di turismo e di produzioni hollywoodiane e noi siamo qui a visitarla per voi. Siamo qui alle pendici della città, come vedete è tutto recintato, la proviamo adesso a circumnavigare. Siamo arrivati alle sue spalle, questa parte posteriore della città, ma anche qua è tutto assolutamente recintato perché la città è ovviamente pericolante. Un'atmosfera davvero inquietante, davvero suggestiva. E dalla cima di questa collina si vede tutta la vallata, veramente bello. Chissà come sono arrivati quegli asinelli là in cima, è tutto chiuso. E dalla bellissima città fantasma di Cracow ci siamo spostati qui, nella vicina Matera, dove adesso proveremo le sue delizie culinarie. Ci siamo seduti qua a un ristorantino tipico per ordinare giusto qualcosina del luogo. Ecco un tagliere di salumi locali, coppa, si vedeva anche appunto un po' di salamino e un prosciutto, insomma, interessante. Spaghetti alla chitarra alle vongole con datterino giallo e pinta. Il mare che qui a due passi sicuramente si fa sentire in questi paesi. Invece per me sono arrivate delle orecchiette al forno al ragù di agnello. Wow, mi sta venendo una fame allucinante. Una combinazione letale, ovviamente, dove la tradizione gastronomica si sente al pieno, al 100% del mercato di genere. Ora visitiamo il Palombaro, che è la più grande cisterna della città e consiste in uno scavo artificiale realizzato in diverse fasi a partire del XVI secolo. Quindi non è una grotta naturale appunto, ma una, diciamo, cavità interamente artificiale. Raggiunge una capacità di 5 milioni di litri d'acqua e una profondità di 16 metri. Thank you.
sotterranea è piena di luoghi adibiti a cisterna per i più disparati scopi, dalla conservazione del vino al frumento e vari tipi di alimenti. Questo invece è il castello Tramontano. Questo imponente castello sulla collina di Lapillo restò incompiuto dopo la morte dell'impopolare conte Tramontano. E mentre sorseggiamo questa buonissima e freschissima granita in questa giornata soleggiata, vi salutiamo da Matera e da Craco. Mi raccomando, alla prossima puntata.